funzione di servizio, ma già lo si vede, no? Immagino di sì, insomma i cellulari, li avete spenti? Allora, mentre sono qui ringrazio tutti i partecipanti, amici, parenti, spero tanti lettori accaniti, curiosi. Bene, prima di entrare nel cuore della serata vorrei condividere con voi alcuni indizi lasciati dall'autore. Posso? Quel bambino cui piacevano tanto le trame dei fumetti e le avvincenti visioni raccontate dai film crescendo, si porta appresso queste sue preponderanti passioni e una volta adulto realizza il percorso contrario. Parte da un insieme di titoli cinematografici su cui innesta i vari capitoli per scrivere una storia vestita di giallo. Con il suo immancabile mistero si colora di una tipica atmosfera a tinte gialle. Nel suo sviluppo, essa ben presto travalica i confini ordinari per incanalarsi in una dimensione quasi surreale che mette in evidenza gli imprevedibili e reconditi impulsi dell'animo umano, nel suo eterno riproporre la valenza della doppia personalità. Il protagonista è un poliziotto, tutt'altro che un uomo dei morbidi contorni. È improvvisamente catapultato in un aggrovigliata vicenda, stante le varie situazioni accoppiate alle singolari sfaccettature dei suoi personaggi. Costoro, i personaggi, animano un curioso contesto dove il delitto, nella malinconia di una città barocca al crepuscolo degli anni 50, diventa anche il pretesto per ricordare il vissuto degli usi e dei costumi di quel tempo, sottolineati da una incontenibile quantità di florilegi e di modi di dire, proverbi e detti popolari. A vivere sempre nel passato si invecchia prima. E a vivere nel futuro non si cresce mai, si legge tra le pagine del romanzo. E dunque lo scrittore, con molta semplicità, suggerisce di vivere bene il presente, affidandosi anche al valore simbolico della memoria collettiva, con l'umiltà necessaria per affrontare l'avanzante culto della modernità, un culto cui vengono quasi sempre appiccicati i più diversi, se non controversi, significati. Bene, a questo punto siamo già dentro il cuore del vivo, è giunto il momento di presentare l'autore, che è Vincenzo Filippo Bumbica, e l'editore Alfio Grassi. No? Beh. Buonasera a tutti innanzitutto, benvenuti alla presentazione del libro Una sera verso la fine d'agosto di Vincenzo Filippo Bumbica, per me più semplicemente Enzo, va bene, e dopo diciamo quell'esperienza di Cortili per quanto mi riguarda come Alger editore, perché mi pregio ancora una volta di pubblicare il lavoro appunto di Enzo, dopo Cortili, che diciamo che aveva sempre un'ambientazione uguale, perché sempre di Catania si tratta, sempre Catania è al centro, diciamo, come dire, lo scenario degli scritti di Vincenzo. E dopo Cortili, che aveva tutt'altra, diciamo così, intenzione pienamente raggiunta, adesso ci approcciamo con Enzo al giallo. Il giallo di ambientazione catanese. E devo dire che personalmente, sia come semplice lettore che come editore, l'idea del giallo ambientato nella terra in cui si vive,
secondo me un'idea assolutamente vincente. Vincente per il semplice fatto che molto spesso quando si sente parlare, anzi quando leggiamo di gialli, abbiamo sempre, se possibile, ambientazioni straniere, e laddove fossero, diciamo, ecco, nazionali, sono sempre in città molto distanti da noi. Anch'io ho pubblicato per esempio un giallo di recente ambientato sui Navigli, ecco, per intenderci, a Milano. Invece l'idea di leggere un giallo ambientato, diciamo, nel proprio territorio, credo che ci faccia, come dire, entrare un po' più nel vivo della narrazione stessa. Perché fatto è molto spesso noi pensiamo molto distanti alcuni fenomeni, tanto che li descriviamo distanti. In realtà poi sono molto più vicini di quanto si possa pensare. Ma riuscire, diciamo, a seguire chi diciamo che in qualche modo segue le indagini, quindi in questo caso il poliziotto, piuttosto che diciamo che seguire l'intera ambientazione, ecco, diciamo, della storia in un territorio che noi conosciamo bene, chiaramente è inevitabile che ci aiuta in qualche maniera, ecco, in quella parte, per così dire, nella quale, diciamo, con la nostra fantasia e l'immaginazione, ecco, diciamo, con dei luoghi, la fa in qualche modo, ecco, da padrona. E allora io intanto ti passo la parola per un tuo intervento iniziale, e poi qualche curiosità, insomma, vorrei... Sì, qualche domanda vorrei fartela. Grazie. Io innanzitutto volevo ringraziare tutti gli intervenuti a questo sito. I ringraziamenti sono dovuti, ma sono anche sentiti. Quindi mi preme sottolineare questo aspetto, perché se noi uniamo dovuti e sentiti, il ringraziamento, secondo me, diventa completo. Per quanto riguarda il mio romanzo, non sarò molto, diciamo, ricco di particolari, facciamo che parlerò dello scheletro, dell'ossatura del romanzo, anche perché poi si legge e si completerà da solo attraverso degli indizi, perché ricordiamo sempre, come ha detto Chiara Luce, che si parla di indizi, e noi cerchiamo di seguire sulla falsa riga degli indizi. Anch'io come autore lascio qualche indizio, piano piano lasceremo qualche traccia, ma lungi da avere le minime idee di chi possa essere l'assassino. Questo, per chi è interessato, sarà una bella sfida a scoprirlo, e gli verrà molto difficile, questo lo posso anticipare. Dopo i ringraziamenti, quindi, al mio clan, a chi ci ha ospitato, al mio Carmelo, a Celestina, a tutti gli intervenuti, parenti, amici e qualsiasi titolo qui convenuti, io comincerei ad accennare quelle che sono le strutture portanti. È come se ci fosse un edificio. Un edificio si pone su quattro pilastri, e uno dei pilastri dovrebbe essere il cinema. Il mio grande amore per il cinema, che è stato quello che poi ha fatto crescere il romanzo, come dicevano, leggendo la sinossi. Sono partito così per caso dai titoli di film, perché ogni capitolo è un titolo di un film accertato. E piano piano si è costruita una storia. Quindi questo il cinema poi si è collegato con, come diceva l'amico Alfio, su Catania e catanesi, vizi, virtù, aneddoti, situazioni, tutto riferito però alla Catania, quella degli anni 50, nella quale, che io conosco bene e che tanto rimpianto ogni tanto, al punto che ne scrivo e cercherò di scrivere ancora, perché una cosa è inguaribile, questa cosa, non si può contenere. Per cui quando la minima possibilità, il minimo appiglio che io possa trovare, mi spinge a fare qualcosa in tacere. Questo poi mi ha preso la mano, è diventato un romanzo troppo lungo, secondo quello che era l'intenzione primaria, ma meglio così. Quindi, a parte che Dani e Catanesi, poi c'è l'aspetto, quello della doppia personalità, che ognuno di noi conteniamo. Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che in ognuno di noi convive, con tutto quello che concerne il bene e il male. Quindi in questo romanzo ci saranno anche questi meccanismi, anche perché i personaggi, qualunque tipo di personaggio, ha più o meno sviluppato questa valenza. E infine vorrei poi porre l'accento sui due protagonisti principali, che sono il commissario e la vittima. Ci sono degli aneddoti, soprattutto paragrafi, capitoli, che riguardano questi due, perché sono le figure centrali del romanzo. E questo andare avanti con queste due persone che interagiscono, ma non si conosceranno mai, è la struttura portante, il tronco principale del romanzo. Questo è quando, e quindi, parlando dei protagonisti, io comincerei a introdurre una delle protagoniste. Conosciamo bene la signorina Ninetta. Se
se non hai prima di fare domande, facciamo. Ma te le posso fare dopo. Le può fare dopo. Allora, la signora Nenetta, conosciamola bene, la signora Galinetta. Uffa, che giornataccia, ci mancava anche questo caldo. Sbuffo, infastidita, la raggrinzita figura di donna, contemplandosi, riflessa, è pronta a ricominciare il quotidiano confronto con se stessa. Questo è niente al confronto di quello che potrebbe succedere nei roventi prossimi giorni. Sarà come spolpare una robusta costata al posto di ingoiare un piatto di tenero semolino. Ci vorranno buoni denti e tu non mi sembri affatto una iena affamata. Ironizzò Bonanno la sua immagine. Neppure una lattante sdentata, rispose piccata l'altra. Tu è la tua maledetta abitudine a metterti di traverso in qualsiasi circostanza. Sei ossessionata dal sospetto che colleghi più giovani ti possono scavalcare. Ogni riunione del consiglio d'istituto è una battaglia. E ti illudi che la tua esperienza possa cambiare completamente le carte in tavola. Sei un'illusa, sentenziò deciso il riflesso. Le minacce del prete non mi spaventano. Cercherò alleanze tra altri insegnanti e tenterò un dialogo con i genitori. Circa il mio metodo e l'adozione di certi libri di testo con l'ausilio di specifico materiale didattico, anche se molto costoso. Vedrai, mia impareggiabile saputella, e incospizzita. Attenta a toccare le loro tasche, rischi grosso. Insegni un istituto privato. Non si faranno scrupolo di emarginarti prima e farti fuori dopo, se diventerai molto scomoda. Avverti. E il tuo incontrollabile nervosismo può fare il loro gioco. Alludi al sonoro ceffone che ieri ho rifilato a quell'indisciplinato piccolo bagliocco del alunno. Per me l'anno scolastico con annessi e connessi inizia dopo Ferragosto e non ammetto deroghe sul comportamento disciplinare, puntualizzò accalorandosi ancora di più. Esagerata. Siccome il padre non è quel che si dice una tenera mammola, appanto a te, se rompi le uova otterrai sorfettate. La verità, a detta delle tue colleghe, è che possiedi l'elasticità mentale di un canarino e il gioioso umorismo di un becchino. Insinuò. Meglio di tante di loro che non riuscirebbero a trovare un sasso in una cava di pietre. E illari e incapaci a cui darmi immediato ben servito, si inalberò. Ascoltami, porta a spasso più spesso all'aria aperta la tua carcassa. Ossigenare il cervello ti farà riflettere per evitare questi gesti inconsulti. Se no, saranno rogne. Mi raccomando, incorreggibile mucchietto d'ossa, insiste. Non è che tu sei molto attraente. Critichi tutto, invece di prevenire, assomigli sempre di più ad una vecchia bacucca pusillante. Sibilò.
sempre che ti spunti il vento del giudizio, rimando. Con il tono di chi vuole chiudere definitivamente il discorso, l'altra finì. Basta così. Oggi non voglio sentire preghiere da quest'essere grigio e scheletrico. Ho sentito davvero troppo. Tanto, rimirandosi e aggiustandosi ancora per qualche secondo davanti al grande specchio dove si era svolto quel surreale e sulfureo colloquio. Assolvendo così la figuretta di una vecchina tutto sommato accettatasi in un sussulto di vanità e in fondo nessuno specchio ha mai riflesso spregevoli sembianze di donna. Fosse difeso da lui, solitario e creativo, la sua aspirazione massima sarebbe stata quella di diventare qualcun altro. Non sapeva bene chi. Non aveva però la vocazione dell'artista che con la sua follia si sgancia completamente dalla realtà, né tantomeno la predisposizione d'animo a inseguire la chimera del successo ad ogni costo. Piuttosto che un incurabile visionario che rende vivi i suoi fantasmi e significativi i suoi silenzi, poteva assomigliare a un tizio che pur sonnecchiando anche di giorno riesce a capire molte più cose di chi sogna solo la notte. E dunque sarebbe dovuto entrare in magistratura se avesse pedissequamente seguito alla lettera i dettami familiari mascherati da spassionati pareri. Non tanto per far valere il suo senso innato di giustizia, ai suoi genitori soprattutto importava crescere il loro prestigio personale con una bella spruzzata di sano perbenismo elitario. Si fosse invece per tempo accorto che il suo talento era molto superiore alle sue ambizioni, con la passione per la scrittura che aveva nel sangue sarebbe potuto diventare un ottimo giornalista. Insomma, era perfettamente adatto a qualsiasi lavoro di tornio e bulino, ma siccome il destino di un uomo è il suo carattere, pigro e fatalista, mestamente si accontentò di interpretare un altro ruolo. E invece di battersi per eccellere in qualche professione e di conseguenza di non scegliere, ma di essere scelto dalla vita. Questo successe quando, appena laureato in giurisprudenza, partecipò a un concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Interno per un posto di ufficiale in polizia e che inaspettatamente vinse, e superando poi, grazie alle sue qualità intrinseche, la trafila dei concorsi interni, si ritrovò ben presto nelle vesti di vice commissario della Questura di Catania, sezione omicidi. Questo era Franz Cavallaro. Asquagliata da Nidi, Sibiro di Pottusa. Non trova commissario? E ammettiamo sia la stagione adatta. E se poi non vediamo buchi? Cu mangia a mundichi. Era proprio un bello spicchio a signorina Donetto Ranni. Pare evidente che la signora conosca più di un aspetto sconosciuto della donna. Ho sempre dubitato delle persone ruffiane e opportuniste. E non faccio peccato nel ritenere la furba maestrina in pensione. Ma insomma, andiamo a passo fumo casanga. Commissario, gente di malo colore, o brigante o traditore, la signorinella era un usuraio e prestava soldi a tassi alti. Inoltre, si dichiarava religiosa, ma bazzicava luoghi pagani, per non parlare poi di Minchia, ne aveva di un roba in saccoccia.
Allora, io avrei qualche domanda, così nel frattempo magari dialoghiamo un po'. E allora, la prima è forse la più scontata, ma che secondo me va fatta, ecco. Tu sei passato da una narrativa, diciamo così, molto evocativa, appunto, come Cortili, al giallo. E allora, la mia domanda è: com'è stato l'approccio al giallo? È una cosa che hai sempre avuto, è una cosa che hai sviluppato nell'ultimo periodo, è un romanzo che hai scritto nell'ultimo anno, cioè a distanza, ecco, da un anno, cioè a distanza dalla scorsa pubblicazione, oppure è una cosa che avevi già in cantiere che hai ripreso soltanto adesso? Molto probabilmente ce l'avevo dentro, solo che, come tutte le cose, aspettavo la situazione adatta. Anche perché da ragazzo leggevo molti gialli, quindi la narrativa classica americana, l'investigatore. Tanto è vero che questo investigatore scimmiotto nelle sue idee l'americano, l'Humphrey Bogart, perché non lo sapesse. 13 sigarette, ma non sapeva neanche fumare. Però era così, immaginava così questo personaggio, lo aveva così dentro. E così, nello stesso tempo, io ho sviluppato questa storia che, ripeto, come ho detto poco fa, non è partita come un giallo, perché Catania è l'anello di congiunzione. È diventato, perché prima, in quello prima c'era tante cose in cui io ho abitato. Via Trieste è uno di questi posti dove ho abitato. E siccome tra tutti quei cortili, diciamo, è quello che mi è rimasto più impresso, più caro, a me e alla mamma. Poi questo fatto mi è venuto più spontaneo, più anche per celebrare bene questo momento, che poi, come scrivo, era l'età dell'oro della nostra famiglia, certo. Eravamo giovani, gai, ragazzi, e quindi questo è un fatto di nostalgia romantica, che poi, per non, diciamo, andare sempre al passato, come dico, allora ho cercato di sviluppare e dare un intrigo. L'intrigo, mano a mano che io scrivevo, è diventato storia, ricordando gialli, film e tutte queste situazioni, ho avuto, questo non devo dire, una soluzione per quanto riguarda il delitto, che è stato un colpo di culo, diciamolo chiaramente, alla Franzi Cavallaro, perché film gialli ce n'è 10 miliardi, allora trovare un delitto così originale non è facile, certo. E quindi... Ma una volta che mi ero incamerato in quel cul-de-sac, tanto per dire un titolo cinematografico, non potevo più sfuggire. Improvvisamente un giorno mi è venuta questa estemporanea. Per cui è capitato e si è incastrato tutta la perfezione. Ecco, certo. Il romanzo, il giorno è quale, però alla fine c'è un richiamo all'ottimismo. Va bene. Sì, questo, vabbè, io lo so ovviamente. Certo. No, ma perdonami, mentre parlavi, devo farmi venire in mente di chiederti anche un'altra cosa. Oggi, diciamo che sia la letteratura, ma in maniera forse anche più immediata la televisione, ci propina una serie di, diciamo che infinita, di investigatori, di gialli, ecco. Allora mi chiedevo se mentre scrivevi la tua storia e ti rendevi conto che stessi diventando, insomma, in qualche modo un giallo, se nel descrivere comunque con questo aspetto ti sei ispirato a un autore in particolare o a qualche personaggio, diciamo, della nostra giallistica o della giallistica internazionale. A livello inconscio ci sarà, come ti dicevo, il cinema, tutte queste cose, ma fondamentalmente fondamentalmente io credo di essere portato, ma non è un fan, una cosa, credo naturalmente portato verso modo diverso di pensare, quindi ho cercato di creare non tanto l'antieroe, perché l'antieroe è celebrato come l'eroe dei romanzi dei poliziesco, sì, ma una persona da una normalità abbastanza spiccata, nella quale, per il senso del doppio, la normalità suggerisce delle soluzioni che a prima vista, a primo impatto, non si dovrebbe neanche immaginare. E quindi questo diventa un poliziotto così, nella sua normalità assoluta, mentre l'altra faccia sua, come lo specchio della signora Ninetta, è un fatto di un vissuto quasi represso che aveva dentro di sé. Allora questo personaggio comincia a conformarsi, però non esce mai e non assomiglia mai, secondo me, che hanno creato, ai cani del poliziotto, che lui se lo immagina, il poliziotto quello tipo, quello treccio, come chi tutto fumare, tutte queste altre cose. Ma in fondo lui è una cosa, ma perché anche quella è una vita che è stata scelta da, non da,
Quindi si adegua e porta soppiata dalla bilancia quello che aveva detto. Sì, vabbè, ma poi tra l'altro voglio dire, siamo abituati a, forse troppo abituati a salutare, seguimenti, sì, a commissari o particolarmente eroici o particolarmente poco, proprio anti-eroici, che poi o per fortuna o per una bravura che tengono nascosta probabilmente riescono comunque a risolvere il caso. Dimenticando il fatto che poi fondamentalmente il commissario comunque un poliziotto in generale nella sua normalità se risolve un caso sta semplicemente facendo il suo mestiere. E invece un'altra domanda forse un po' più tra virgolette non antipatica, però è giusto per comprendere un po' meglio. No, lo so, ma tanto corro il rischio, figurati. No, allora, sia nel precedente che in questo, lo hai appena detto tu, non fai altro che descrivere una Catania, ma una Catania sempre del passato. E allora la domanda un po' antipatica è: cosa c'è nella Catania contemporanea che non riesce ad ispirarti a scrivere qualcosa? C'è solamente che la mia storia, io sono figlio della mia storia, dei miei anni, quindi non posso che fare riferimento a quello che ho vissuto pienamente, mentre questo qua lo vivo perché sono contemporaneo, però non c'è quel legame, quell'immersione totale verso una dimensione, come quello che ascolta, che sa, Frank Sinatra e oggi, non sono bravi quelli di oggi, però quell'amore, quella particolare con la quale sei cresciuto, che si tira per esso 2000 significati, è quello. Quindi, poi, no. Quindi, mai dire mai, oggi domani mi viene un'idea di una Catania, non è che io sia tu cur contrario alla modernità e tutto quello che rappresenta, no, anzi, però non mi viene così spontaneo, ecco, costruire una storia con i crismi e i canoni della modernità e tu cur. Mentre partendo da quella potrei anche arrivare a questa. Io per esempio la storia avrei potuto diluirla e portare questo commissario nel tempo che diventa anziano, alle soglie della pensione ci succede l'ultimo caso prima dell'addio definitivo, per esempio. Sarebbe bene. Seguito del prossimo libro. Non lo so, chissà. No, è una trilogia questa, quindi ci manca il terzo, ora il terzo, vediamo di trovare. Il titolo del secondo non è una sera verso la fine di settembre, comunque. Avrebbe dovuto essere anche come pubblicazione, come cosa, una sera verso la fine di agosto. Avrebbe potuto, i tempi erano là, ti ricordo. Poi già agosto è un mese un po' delicato. è un mese fantasma, più che altro. E alla fine, siccome qua il nostro amico Alfio, caro amico Alfio, è Vulcani, un editore di ieri proprio che fa 3-4 presentazioni alla settimana, quindi gli dobbiamo dare il tempo. No, impiego meno tempo io a scrivere romanzi a consiglio che lui a poi prenderlo e portarlo alla pubblicazione. Io allora posso spiegare che se mi va bene, questo qua è impiegato qualche anno perché poi è stato maturato, rivisto, certo, le solite cose. Vabbè, ma la prima stesura assomiglia come un figlio, a 10 anni e poi tu trovi a 20 anni, cioè, è lo stesso figlio. Ma però vedi, il concetto è proprio questo, i libri sono anche figli miei, cioè certo, sono veramente una madre con tanti figli, se vogliamo intenderla in questo modo. È proprio perché mi piace in qualche modo vederli crescere, seguirli. Certo. Potrei far uscire 10 libri al giorno, ma non riuscirei mai poi a seguirli come mi piacerebbe. Infatti. Quindi è giusto calendarizzare un po' le uscite. Però, sempre tornando all'argomento di prima, perché insomma, se uno deve farla cattiva, deve fare cattiva. Facciamo completo. Che non dico, no, cattiva no, ma non lo è affatto. Però posso chiederti, e questa è una domanda che forse esula un po' dal libro in sé, però sicuramente può servire per comprendere meglio l'autore, posso chiederti come e perché è cambiato il tuo approccio con la città dal periodo chiaramente della tua giovinezza a quello che è oggi il periodo della tua maturità? Se è cambiato, attenzione. È cambiato perché la società, noi siamo cambiati un po' tutti, e allora alla luce di quello che è successo, faccio un esempio, qua ci sono i miei ex compagni di scuola, sono dei richiami così spontanei, veloci e cose, che io non esiterei, mi verrebbe molto facile queste cose portarle subito e farle vivere sulla carta e quindi poi
chissà che cosa. Mentre altre cose, per esempio, ho conosciuto te, è la stessa cosa, il rapporto, no, il rapporto è in qualche modo diverso, però sono diversi i parametri, quello che abbiamo messo insieme, se noi collaboriamo e arriviamo, speriamo a Dio, altri 100 anni, poi la cosa col tempo, però quello che è... Certo, io ero più giovane, questo non si può cancellare, quello che si è vissuto e le emozioni che sono diverse da quelle di ora. Credo che sia anche la distanza storica in qualche modo amplificata. Con loro abbiamo vissuto l'epoca in cui eravamo spensierati, ora non sono più spensierato, anche se parzialmente parzialmente. Per cui questa cosa non è mai uguale. Certo. Allora se io devo scegliere, perché non è che non potesse fare, devo cercare di fare le cose più spontanee, più immediate. Ecco, questo è un modo. Ma mi piacerebbe tanto misurarmi, perché poi uno si deve misurare nelle cose, quelle difficili. A me queste sfide non è, mi dispiacciono, anzi. Però devo dare precedenza, mica posso stare specie Vittorio e Fieri. No, certo. Me ne vedo sport, televisione, cose, me le devo seguire, le mie passioni. Ma infatti, parliamo delle tue passioni. Sicuramente il cinema è una di queste. E la Roma l'altro. La Roma, vedi, non lo sapevo, ma doveva dire prima di pubblicare. A Catania sono sinonimo di Roma, e quindi ti immagino che ci fu la situazione con Catania. Lui c'ha le mutande con lo stemma della Roma. Non potevo uscire. E vabbè, lì potrei fare una domanda, ma evito. Allora, no, dicevo, quindi le tue passioni. In questo libro c'è una delle tue passioni che io conosco un po', insomma, so dello sport, anche perché so che hai progetti in cantiere da questo c'è punto un, di vista. C'è qualcosa che riguarda Fausto Coppi, per esempio, in questo libro. Gliel'ho fatta entrare, ecco, per esempio, grazie a tutti. Poi le passioni alla fine escono fuori e entrano, senza che tutte ne vedano da sole nel libro. Non c'è bisogno di uno sforzo. Ora ci faccio cercare a Fausto Coppi, ma semplicemente in realtà è uscita la figura. Forse. Sì, ma infatti il cinema, per esempio, è un'altra delle tue passioni, dicevamo. E vabbè, mi hai già poco fa risposto a una domanda che poteva essere quella se era partito prima l'idea, diciamo, ecco, dei film o l'idea del giallo, ma hai già dato, diciamo, in qualche modo... Si sono trovati, ecco, come dove hai già dato la si sono innamorati e poi si sono sposati. Ecco. Evito una domanda alla quale hai dato già la risposta, infatti io adesso mi siedo fra il pubblico e non scherzo. Però un'altra domanda che avrei potuto farti, ma che evito, ma quella l'avrei evitata comunque a prescindere, diciamo così, ma sta facendo. È appunto... Ma sta facendo. Ma no, ma evito perché adesso parlando hai... Di nuovo, diciamo che in qualche modo dato una risposta nel momento in cui tu dici che le tue passioni entrano automaticamente nel libro. Infatti una domanda che si fa sempre alle presentazioni, che trovo, diciamo, alquanto, tra virgolette, in qualche modo scontata, è quanto dell'autore c'è nei personaggi o nella narrazione. Io credo che sia inevitabile che chi scriva, insomma, metta del suo, magari non in un personaggio tutto, ma un po' in tutti i personaggi e un po' in tutto il libro. Sicuramente. Dimmi tu qualcosa. Ma io dico, mi aggancio a quello che hai detto tu, come dice le passate cose. Chi mi conosce bene non farà fatica, leggendo il romanzo, a trovare dei personaggi che conosci, che mi appartengono in qualche modo, truccati, è come se stessimo facendo un film, ecco, tanto per tornare su questi personaggi, quelli lì che si leggono benissimo, altri sono completamente, ecco perché non disdegno, altri sono completamente inventati, parto da un ricordo, quindi il ricordo così è indefinito, fatica anche ad afferrarlo, io certe volte sto, come disse qualcuno, una mattinata per mettere una pigola e il pomeriggio la tocco, per dire, inseguendo un'idea, una parola, una cosa. Quindi questo mettere questi personaggi così in luce, certo, mi appartengono, però sono sempre diversi. Questo personaggio che in fondo non è difficile immaginare che possa essere io, ecco, l'alter ego dopo, alla fine non sono proprio io, ecco qual è il bello della storia. Le persone che io ricordo, accenno, nei vari episodi, nei vari capitoli, non sono proprio loro, ricordano. Ecco, questo è come l'imitatore. L'imitatore mi piace perché di una persona prende le caratteristiche, poi sono qua precisi, identico. Non è questa cosa che mi fa impazzire, quello che riesce a trovare i tic, i modi di fare, le posture, quelle adatte, più che la voce, ecco. L'imitatore, come dice, senta voce, preciso.
Mentre invece, però sempre una mia idea, il bravo imitatore dovrebbe essere quello che coglie un po', anche forse un aspetto meno noto del personaggio, in modo che ci metta del suo, invece di a pappagallo fare ripetere. Insomma, sei più per le caricature che vedi di tratto. Sì, sicuramente, le caricature, infatti mi piace molto l'arte astratta. Il tratto oleografico, un arco, non mi piace molto. Va bene, ora diamo spazio assolutamente alla sì, gentile certo. E al gentile mio amico, che io dovrò, faccio un intervento parlando di loro. Io ho conosciuto da poco e abbiamo subito, come dire, siamo trovati subito nella stessa dimensione, quindi non abbiamo bisogno neanche di dicevo, sto preparando una cosa, ho conosciuto grazie a Celestino queste due persone, ci siamo intesi, ci siamo ritrovati e subito questa cosa. E poi lei ci ha messo del suo perché è vulcanico, no, lui invece poi si completano a vicenda, tanto l'uno è vulcanico, tanto quello è calmo e tranquillo, quindi questa fusione secondo me è una cosa perfetta perché poi si incastrano perfettamente, giusto? Ma l'equilibrio, e allora l'equilibrio è importante in tutte le cose, esattamente l'equilibrio c'è, anche l'equilibrio c'è, eppure nella vita ma invece volevo chiedere una cosa, poi anche tu. I ricordi sono addolciti, parlando poi nella scrittura, per quanto riguarda addolciti, oppure sono più crudi? Ci sono quelli addolciti che sono, tu che sicuramente, quelli che riguardano le descrizioni, i luoghi, quelli del sembra dell'infanzia, quelli sono e zucco, il territorio. Io so, ma mentre ti è bene. Ma non mi legge più quasi, direbbe che sono troppo dolci, romani, mielosi, però ormai mielosi e cose devono avere una loro naturalezza, un loro sviluppo che non scandona mai, però la gente fa tipo Claudio Baglioni, un passerottino, va bene, l'altra qual era? No, l'altra qual era? Quella del presente, l'ispirazione, ecco, il momento di ispirazione. Di questo libro? No, così, di uno scrittore. Inizio, dice, inizio a scrivere, ma su cosa? C'è un'ispirazione. Bravo. Posso fare i complimenti per la dizione, che è fantastica, io la sto ascoltando. Io sono un grande. Non è un complimento. Come no? Perché sono un'attrice, come minimo, come base. No, ma attenzione. È più di un complimento. Attenzione, è veramente è più di un complimento, perché io ho a che fare con molti attori e devo dire che non tutti riescono a mantenere la stessa dizione anche quando parlano tranquillamente. Quindi complimenti davvero. Seduta stante parlo. Ah sì? Sempre un po' da oceano, diciamo, esce fuori alla fine. No, ma davvero, cioè, fondamentalmente esce fuori. Una bellissima impostazione, complimenti. Vabbè, che allora scusa. Quella è fatto dimenticare. L'ispirazione, momento adesso, che ne so. L'ispirazione. Cioè, il momento della scrittura, oppure camminando, una passeggiata, c'è un momento. Sì, qual è? La notte, la mattina. Faccio una piccola differenza. Il primo è stato un patto che mi riunivo con i miei fratelli, c'è cioè mia sorella e mio fratello, e il Gottlieb, perché tu non lo conosci, ma comunque racconto di noi quando ci riuniamo, allora parliamo Rozzo Dullo, Rozzo Vos, e io li ho, diciamo così, raccolti. Questo qua invece la famiglia la prende sempre, però non completa, quello era il nucleo, eccetera. Allora questo romanzo è nato molto tempo fa, poi è stato lasciato con tutti i grandi amori. Il grande amore succede così, non perché si sempre rosa e fiori, poi c'è un momento delle sfide, poi c'è i rosi, la rosa rossa per te, ho comprato stasera. E allora io stavo terminando la mia carriera lavorativa, giusto? Chiaramente quando uno finisce un'attività, poi che faccio? Questo capiterà, spero, a molte dei presenti, se no sta capitando. Dato che mi piace scrivere, ora faccio qualche cosa. Dato che io ho già fatto i cortili, questo mi aveva dato carica, perché lo dobbiamo dire poi, ne avevo vinto il premio, avevo avuto un discreto successo, i cortili, ho detto, ora scrivo una storia. E da dove parto? Questo è stato forse il punto fondamentale. Sono partito dal passato, non sono negato, nel futuro.
perché sono partite solo da quella famosa via Trieste. Da qui. Famosa via Trieste che era uno degli aspetti dei cortili. Lì era trattato in una maniera, qui è lo scenario, questa via Trieste, dove succede il delitto. Qualcuno che mi è più vicino già comincia a capire. Però la... il passato. Certo. Tu dici che bisogna stare sempre, sì, ma io infatti, ma... presente, dici prima, sì, ma io presente, ma non è che mi abbandono al passato, io mi metto a vedere gli incontri di oggi, tanto per dire una cosa, le cose moderne, i film, i cinema, però non ti stirano, ecco, no, mi stirano di meno, io credo che ci sia una gerarchia in cui tutti noi diamo una precedenza, che fare, una cosa per rispondere, posso vedere, può essere che fratriciare, andare, sperare, viene, come dire, la voglia di fare altre cose, in questo momento è un percorso, credo, che ognuno di noi, anche se non lo disegniamo e lo immaginiamo, è dentro di noi, lo troviamo, mano a mano che viviamo lo troviamo, con uno spunto, per incontro una persona, un vecchio amico, una situazione, è una cosa, prende. Mi prende la mano. Sempre il vecchio amico. Ora mi prendi il popastrello, no? Una volta prendi la mano perché scrivevo, ora mi prendi il popastrello, perché lo faccio al computer, io ero convinto che non farei mai, ecco un'altra cosa della moderna, il computer. Io ero conto, assolutamente, uno strumento del diavolo, un suo amico. E poi invece poi ho scoperto il mio facile del lavoro, più veloce. E si è guadagnato un posto all'inferno, praticamente. Perché era complicato, io a passare. Mi fa perdere tempo, io invece giornata faccio quello che avrei potuto fare, scrivendo, perché poi c'è la cancellatura, la minuta, e sembra una cosa romana, difatti di alcune cose io mantengo la minuta, scritta proprio a mano, di questo no, questo è nato, tutto punto zero. Mi zero. Se qualcuno vuole fare una domanda, e soprattutto ai nostri simpatici, punto zero, Tony. Scusa, volevo intervenire dicendo... computer è usato, meno male, perché si è andato in una dimensione in cui ogni giorno nella modernità, nella modernità. Io faccio questo cosa? Presente finalmente, no? Presente. Sì, poi presente, mi affascinavo una modernità. Ci tiene mia approccio. Perché sei contemporaneo, non è che farei finito. Io che ci lavoro ogni giorno, quindi. Scusa Enzo, io ti volevo chiedere perché ogni capitolo hai messo il nome di un film? Per quale motivo? Non ho capito. Io l'ho detto all'inizio, perché tutto è partito dal cinema. Allora mi sono trovato a fare 2 o 3 capitoli, nei quali il capitolo si deve, almeno io, per come concepisco un romanzo, gli deve dare un titolo. Allora, i primi 2 mi sono venuti così facili, così spontanei, come in uno specchio, per esempio, quello che ha recitato la nostra Chiara Luce, come in uno specchio, è il titolo di un film. Poco difficile, ma serve alla bisogna. Non è che chiesto, anzi che è il discorso dell'imitatore, la stessa cosa. Quindi quando io poi i primi 2 o 3 ho visto che si incastravano bene, certo poi mi è venuto sempre più difficile, ogni capitolo che avanzava la storia avanti, e poi io vedevo più tempo, non delle varavicole di metterla, vedevo più tempo a trovare, diciamo, il titolo del capitolo che a scrivere la storia. Possibilmente che facevo, andavo avanti per cercare di velocizzare e poi ritornavo un pochettino indietro e ci trovavo, prima o dopo ci trovavo, mi aiutavo anche, perché qua siamo esperti tutti di cinema. Oggi noi siamo del mio clan sono esperti molto di cinema. Siamo abituati a vedere in televisione Montalbano. In questo commissario lo vedremo, poi lo leggeremo. Sì. Che c'è magari storia personale della persona? No, tipo personalmente... conquistatore. Il lato in lover oppure no? No, qual è il lato in lover? Chiedi, non mi ricordo più meno, poi se tu leggerai. È questo di Malerò a livello sentimentale e affettivo. In fondo è un uomo solo poi alla fine, quindi non è il lato in lover, neanche, lo ripeto, il classico, oppure Chiedo Sornione, perché è abbastanza sanguigno, anche se lui si sforza di essere così, di convivere con i colleghi, sappiamo benissimo che certi ambienti, tipo chiedere gli altri, certi ambienti hanno delle caratteristiche, dei modi di pensare, che credo che per la maggior parte dei casi circolano nell'aria, sì? E allora chi più chi meno prende questo modo di pensare. Siccome nello specifico ho conosciuto dei poliziotti, delle persone, c'è anche un mio cugino, un ex cugino, perché io ho poliziotto, e una volta siamo andati in giro, sono andato in giro con la volante.
questa cosa è una storia troppo lunga, con la volante, quindi con tutto quello che si nasconde dietro, perché ci possono poter raccontare. E quindi mi è venuto questo vissuto, mi è ritornato in mente, nel quale... Però lui era una persona, io sono un'altra persona, lui aveva i suoi principi, il suo modo di... Ma io, e infatti mi chiedevo se ero io al suo posto, che avessi fatto, ecco da me. Ok. Giovanni, come fai qualche domanda? Fammi una domanda. Un paio di cose già le hanno anticipate a Pio Grasso e il tuo amico in platea. Questo discorso, mi colpisce questo discorso del doppio, sì, mi colpisce molto bello. Questo utilizzo dei titoli, e in particolare, già è stato citato, siccome sono un appassionato di Ingmar Bergman, cioè io sono un inglese dai Kidin, cioè sempre e allora come in uno specchio, che è una cosa particolare che Bergman cita e utilizza il suo film, perché si rifà a un detto evangelico, cioè vedere come in uno specchio e vedere in maniera un po' distorta, perché all'epoca gli specchi erano fatti di bronzo ai tempi appunto di Paolo di Tarso, e quindi l'immagine non era limpida, era... E questa Ninetta, questi personaggi, l'autore, un po' di distorsione di realtà ce l'ha. E quanto ce l'ha? Perché per esempio dice Maria come mi ami, quanto mi ami? No, dico, cioè, quanto ne ha? Perché per esempio, allacciandomi alla domanda, sì, forse scontata, ma molto interessante per quanto mi riguarda, quanto c'è di mio nei miei personaggi? Probabilmente ce n'è uno che emerge di più, che è Franz, forse, ma Franz ha anche un alter ego, che è questo Kurt. Qui addirittura si parla di doppio, di personalità doppia, che è una cosa anche un poco pesante, perché nello sdoppiamento di personalità è quando uno non è cosciente dell'altro. Com'è Kurt e Franz? Che rapporti sono? Allora, io dirò molto più semplicemente, è molto personale questo, di fatto, la mattina di fronte allo specchio, eccolo, diventa Franz e comincia a fare... La mattina, mezzo che devo buttarci, non la faccio la sera, questa la mattina come proponimento, a seconda di quello che devo fare. Poi possibilmente l'indomani faccio il riassunto della giornata precedente, usai che fosse cretino per dire una cosa, oppure mi complimento con me stesso. Però il meccanismo c'è sempre, questo dello specchio con cui io mi confronto e voglio assolutamente, perché secondo me è una bella cosa questa di mettersi e ritrovare e dirsi qualcosa, perché se noi non mettiamo qualcosa a noi stessi non lo potremo mai ammettere. Ma questo è un gioco che si fa anche da poi ognuno fa a modo suo. Io sono spietato, sono molto spietato, non mi do nessuno. Il mio riflesso mi evita la mattina. Se mi evita, se ne va. Non vuole avere niente a che fare. No, avevo detto tu c'è. Io invece questo riflesso. Ma i riflessi sono sempre pericolosi. Comunque quello di è stato casuale, ogni riferimento, quello di Bergman è stato casuale. Ma come dicevi prima, sì, le cose escono e poi alla fine di casuale non c'è niente. Certo, c'è alla fine il cuore qualche deve venire. Alla fine, certo. Cioè credo che funzioni così. Va bene, qualche altra domanda, qualcuno? Dica. Quando tu descrivi quel bambino che è appassionato di storia e fumetti, a me mi sembra di capire che quel bambino sei tu, insomma. Certo, io sono quel bambino che crescendo, ecco, risponde anche alla domanda principale, cioè, ma il bambino cresceva e si nutriva di film, di tutte queste situazioni. Come sono cresciuto io? Fai una cosa, avevo fatto... Si è fatto anche le ossa il bambino prima di poter fare una cosa di questo. Io quando credo che a primo impatto non l'avevo dovuto fare, non voglio dire che sia un capolavoro assoluto, però prima ho dovuto fare un altro nel quale mi sono dovuto rivedere, accordare, vedere un pochettino, mettermi alla prova, sempre, un altro aspetto. Che anch'io insomma sono cresciuto un po' così, no? Quindi se ho capito Gesù. Ho capito quella lunghezza d'onda. Va bene, qualche altra domanda che non sia la Roma per favore, la Roma lo sanno tutto, come ne esce tutto pare, lo sanno tutto. Qualche altra domanda? Qualche curiosità? Ma perché? Prego. No, non scherza, non scherza. Era piccolo. No, con chi sta parlando? No, stavo scusate. No, stavo vedete perché riflesso mi evita la mattina? Non stavo parlando con me.
Ma scusa, invece no. No, perché pensavo che stessero scherzando quando dicevo che... Ma hai visto che scherzi che fa? La passione, l'amore. Qualche volta faccio un romanzo sportivo, capito? Prego. Credo che purtroppo la domanda se ne sia andata, però gliene faccio un'altra, sì. Perché quella pure è sfuggita. Ma so che guardi, pensavo, ma lei voleva fare giornalista? Io non sento bene. Lei voleva fare giornalista? Sì, l'ho fatto anche per un po' della mia vita. Ho fatto giornalista sportivo. Ecco. Per le sedezze scrivevo di tennis, non di calcio. Tennis, ho seguito Catania negli anni gloriosi, quando Catania vinse lo scudetto, la squadra, quella squadra, per le CT Pinea, quelle di San Gregorio. Quindi ho fatto il giornalista sportivo, poi non ho potuto più proseguire. E non pensa di fare qualcosa che si sì, diretti? Perché lo sport, vede, sport, cinema, e poi queste cose confluiscono dopo. Non pensa di fare qualcosa inerente al tennis, visto che lei... Sì, 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 questo senza dubbio. Prima dopo esce fuori. Ecco. Grazie per la domanda. Prima dopo esce fuori questa cosa. Grazie. Infatti mi rimbroma. Dice, ma come mai hai abbandonato lo sport? Perché io, perché non lo sapesse, collaboro anche con un giornale dove scrivo di cinema, guarda caso. E di sport. Giornale online. Online, un giornale che si chiama Social Art, e scrivo di cinema e di sport. Ora, è un periodo di tempo che mi fissai con il cinema, questo italiano degli anni 50, tutti settori. Siccome prima facevo sport ed erano preponderanti quelli dello sport, c'è il cinema era un po', ma come mai dici? Hai abbandonato lo sport? E quindi mi crea disagio, cioè come se avessi tradito. E già mi stai sentendo un po' che sei. Ma quando giocava in doppio, giocava da solo? No, con mio fratello. Con mio fratello, che anche lui ha messo a doppio. Mio fratello, l'altro, che purtroppo non poteva, lui è un buon giocatore, veramente. Facevamo un bel doppio noi. Sempre ai livelli che certo. Ma quello aveva talento, Che perché talento è un'altra scrivere, cosa. Penso bisogna che un'altra storia sul talento andrebbe bene. Qui ci allora, per favore, se avete domande che gli fanno venire idee per altri libri, una alla volta e a distanza di anni, se possibile. Ma sono belle queste cose, così io prendo appunto. Già ha in cantiere 17 libri dopo la presentazione di Giuseppe. No, sto scherzando, però. Certo. Ma tanto, a chi è lo scrivo? Lo so, è proprio per questo. No, no, non è scambio. È un piacere. Qualcuno? Mi ha colpito questo riferimento alla cultura pangermanica. E qui anche c'è del vissuto. Mio padre era molto, aveva questo, ecco, un riferimento a questo bambino. Certo, non ero come gli storosi, che sei esasperato, perché poi i personaggi noi li dipingiamo così. Certo. Siccome mi ha inculcato questo amore per lei, infatti è stato un periodo che io rifavo per la nazionale tedesca di calcio, e qualcuno in famiglia mi stava ammazzando. Perché io sono così, non sono chino patriota a 360 gradi, questo mi porta a forti problemi. Ecco spiegato il risultato da Roma. Ma ritornando alla tua domanda, era un personaggio, io sentivo parlare sempre cose dei tedeschi. Quello che ammazzarono il lunghista, quello rivale di Owens, Lang, è morto a Sant'Anastasia, cose. Quell'episodio, mio padre me lo racconta a modo suo, in cui questo, io avevo i bambini, massacrati. Quindi questa cosa mi è rimasta impressa. Allora, nel descrivere un padre, e poi il nome Franz, perché mi piace qualcosa questo nome Franz, Franz Beckenbauer, non devo dire nulla. Sono tanti riferimenti per questo. Va bene, non voglio più rubare spazio. Se qualcun altro ha qualche altra domanda. Quindi la gara c'è sempre lo sport alla fine. Lo sai, c'è secondo come ci siamo detti. A secondo come ci siamo detti. Io sono troppo bizzoso. E con questo non voglio dire. No, ce la racconti. Ma che impressione gli ha fatto vedere vivere i suoi personaggi così attraverso l'attrice Chiara Luce? Molto bene, molto bene, perché sono state, però io ho avuto un'anteprima, no. Però è stata ancora meglio perché poi ci ma vedrò. Non le fa venire un'idea cinematografica o teatrale? Io faccio solo l'editore di libri, Se mi dovevo convocare, sembra a me casa, chi tu vuoi sentire cantare un film? Potreste pensare. È un impegno gravoso perché devo anche sottostare ai loro gusti, alle loro cose per scrivere un romanzo. Quando lo portiamo noi? Guarda, ci possiamo vedere in un campo neutro.
in un campo neutro, ci vediamo. No, ma devo dire che il testo si prestava bene a una rappresentazione teatrale. Questo è un infatti l'idea è stata di loro due, prima che di Celestina. Hanno avuto questa idea, lei ha avuto l'idea, ha convocato lei ha convocato lui ha convocato lei, non lo so. No, come siamo fatti. Ci siamo ritrovati, siamo arrivati intorno a un tavolo e abbiamo visto come poteva andare una presentazione, tra virgolette, un po' diversa rispetto a quella là. Abbiamo cercato di fare una presentazione un po' diversa, anche perché ora ci ho reso. Non ve lo dite che venite, fermi, nessuno si muove. Quindi, ritrovandoci, un'idea tira l'altra, io farei così, spontaneamente. Quindi tutti quanti in rassegna a comprare il libro. Certo, perché altrimenti giriamo la lampada e facciamo l'interrogatorio. Questo lo dirò all'ultimo, voglio dire, lo dirò all'ultimo questo, con molta grazia, con molto così. Pensa molto anche per gli amici, siete consumati, i parenti, vedali uno a uno, quasi mi metto gli occhiali, va bene, allora vogliamo dare un... vogliamo certo, scoprire il territorio catanese. Ah, pensavo l'assassino, ora entra in scena Catania, la nostra amata Catania, va bene, andiamo, scopriamo. Asciana, così era detto quel fazzoletto di terra abbandonata, uno spazio brullo, sterrato e disseminato da cumuli di pietre, meta di spericolati giochi per ragazzi troppo visti e di loschi incontri notturni tra adulti viziosi, simile a un paesaggio di nave. Dopo aver ospitato un tendone da circo, era stato concesso dal comune ad una carovana di zingari come luogo di accampamento. Intraprendenti e fantasiosi, costoro avevano trasformato quel desolato ambiente in una specie di paese dei balocchi. Disposti a mezzaluna, tutti i carrozzoni colorati e recintati ospitavano scalpitanti destrieri dalla folta criniera e dal facile nitrito che emanavano un forte odore di stallatico, un selvaggio. Chiudevano quel semicerchio rugginose e cigolanti auto, staccate dai loro traini con incorporati, tossicchianti, altoparlanti che sparavano a tutto volume canzoni del momento, vocianti e dondolanti ciarlatani, posso passare questa parte, allettavano occasionali clienti, sfaccendati di turno e passanti curiosi, corroboranti promesse, portentosi elisir, inedite visioni, fenomeni da baraccone, oroscopi veritieri e letture delle carte o della mano, questa parte, venivano offerti a prezzi modici. Le variopinte roulotte disposte ai lati della lunga semiretta ospitavano così maghi dai cappelli stellati, misteriose e velate pattucchiere, improbabili donne perdute e ammiccanti vitale dagli occhi lampeggianti che promettevano molto e mantenevano poco. Poi, a tarda sera, quando tutto sfumava, altre musiche dolci, struggenti e malinconiche sfuggivano dalle corde di toccanti violini per riempire l'aria e immalinconire ancora di più gli zingari, che per reazione si esaltavano dopo con scatenanti flamenchi ritmati da nacche e tamburelli. Quei suoni sembravano galleggiare sulle lingue di fuoco di crepitanti falò, mentre fruscianti figure danzanti guizzavano
con le loro ombre a fendere l'oscurità, esprimendo l'anima del pirotecnico folklore gitano. Le prime oscurità della sera inghiottivano uno dopo l'altra le case. L'inconfondibile effluvio dell'acqua lanciata sul terreno rovente da sbrigative massaie riempiva le narici. Il suono confortevole delle campane carezzava l'udito coi suoi dolci rintocchi e parlava di un'antica voce che annunciava l'Ave Maria. Trafitta dall'ultimo raggio di sole, questa imponente strada, la spina dorsale del quartiere che si distende in verticale dalla collina al mare, sembrava calarsi dalla luce al buio come se stesse immergendo poco a poco la testa sott'acqua. Tale era il dislivello che va a finire in uno strapiombo che quasi si infrange sulla costiera marina. Così, come un grande albero genera numerosi rami, così dal lungo troncone asfaltato si dipartivano tanti rioni che col loro caratteristico terrazzamento parevano adagiati l'un l'altro e sovrapponevano sparuti edifici a più piani a tante graziose abitazioni e parecchie villette assediate dal verde. La successiva accensione delle fioche luci serali completava l'impressione della genuinità d'un ruspante presepio vivente. Ninetta, abituata a rinnegare qualsiasi moto dell'anima da cui potesse traboccare la benché minima emozione, non aveva mai visto con gli occhi dell'incanto quel quartiere che ora le sembrava fuoriuscito da un album colorato, tipo quello scolastico. Quasi quasi le sembrava attraverso gli odori di cogliere gli antichi sapori di una volta. E una volta sazia di quello spettacolo, uno dei tanti messi in scena dalla natura quotidianamente e ad ogni latitudine, si fermò incredula, quasi commossa, mentre respingeva al momento la pressante esigenza di pensare a ben altro. Più che un sospetto, si faceva largo e cominciava a scorrere nelle sue vene il terrore di una agghiacciante verità. Una vita passata nello sfrenato egoismo, dando via di gomito, non era bastata a placare nessuno dei suoi semplici desideri. Quel gioco non valeva la candela e il dolce ricordo delle cose dell'infanzia, come l'odore dell'albero di Natale, non penetrava più le sue narici. E invece di trotterellare in piena libertà, s'accorse d'essere un testardo somarello legato al pesante carro della convenienza. Buongiorno! Buongiorno, sono il vice commissario Cavallaro, squadra omicidi. Dovrei rivolgerle qualche domanda circa il diritto di via Trieste. S'accomodi, prego. Le posso offrire qualcosa? Un caffè corto, una spiegazione lunga e la verità brillante come il cristallo dei bicchieri di champagne. Siamo sul sentiero di guerra. E tipi come lei, quantomeno devono essere assediati. Io mi chiamo Falsaperla e so benissimo riconoscere il falso dal prezioso. Appioppo patacche ad altri. A ciascuno il suo, commissario. Lei mi ostacola per professione, ma anche per convinzione generale. Egregio signore, conosceva la defunta signorina? E se sì, in quale circostanza? E che tipo di rapporti avevate? Ma certo che la conoscevo, era venuta in negozio un paio di volte. Avevate qualcosa da spartire? Un interesse particolare? Un obiettivo comune? Un affare da concludere? Qualche candelabro, azzarelli? Un'estorsione? Commissario, quante domande! Non vedo cosa si poteva combinare con una come quella. E facciamola finita con i sofismi. Commissario, prove ci vogliono e non chiacchiere. Mm.
A questo punto credo che possiamo salutarci, cioè salutarci a livello formale. Salutarci. Possiamo passare ad altro. E niente, insomma, mi auguro. A parte lo scherzo, sono veramente, ma veramente contento di questa presentazione e che abbia avuto, spero, un effetto quantomeno interessante, per non dire divertente. Poi per il resto spero di rivedervi al libro letto, anche perché secondo me le presentazioni dovrebbero avere un seguito. Cioè poi uno si legge il libro, poi arrivo quando vi dico facciamo una domanda e allora si può discutere anche. Però si devono escludere quelli che non conoscono. Non è tanto facile. Tutto qui. Grazie. Grazie, grazie a te. Thank you.